Ciao Stefania. Ciao Paola. Come va? Bene, grazie. Stefania, dove ci troviamo? Allora, siamo in un allevamento di elicicoltura ad Assemini. È un allevamento di 3.000 metri quadri che si chiama la Chiocciola Seminese. È un allevamento diviso in 12 recinti di 42 metri di lunghezza ciascuno per 3,5 metri. È un allevamento totalmente biologico perché noi non utilizziamo nessun prodotto chimico. Seguiamo le chiocciole dalla nascita, quindi dalla schiusa delle uova, fino all'età adulta, quindi anche la riproduzione. Per questo motivo abbiamo suddiviso ogni recinto in due parti. Una parte serve per la riproduzione e una parte serve proprio per la crescita della chiocciola. Cosiddetta ingrasso. Ingrasso, la parte esatto. Di ingrasso. Quindi seguite la migrazione naturale. Sì, in realtà, come dice la parola stessa, è una migrazione che avviene naturalmente. Una parte del recinto viene lasciato a riposo e naturalmente le chiocciole migrano nella nuova parte di recinto. E perché hanno da mangiare? Perché trovano le verdure fresche. Le verdure esatto. Fresche, certo. Noi per sfamare le chiocciole coltiviamo bietole e cavoli, oltre alle erbe che crescono naturalmente. Ma ci sono anche verdure amare? In questo sì, allevamento. Ci sono anche cicorie che sono delle appunto erbe amare. Ho capito. Bene, guarda il vostro prodotto. Sì, questa chiocciola in realtà non è ancora arrivata all'età adulta perché le manca la bordatura e il suo guscio è ancora troppo morbido per essere destinato all'alimentazione. Si romperebbe. Certo, quindi hanno bisogno di calcio. Hanno bisogno di essere nutrite bene e soprattutto di calcio che serve appunto a rendere il loro guscio abbastanza solido. Certo, certo. Ho capito. Quanti anni fa è stato implementato? Allora, il nostro allevamento stiamo entrando nel quarto anno. Ah, bene, bene. Paola, in quale modo gli istituti intervengono nel campo dell'elicicoltura? Guarda, io faccio parte dell'Istituto Zooprofilattico. Questo istituto è già da tempo che studia il comparto elicicolo. E nel 2018 abbiamo vinto un progetto di ricerca. Questo progetto di ricerca è finanziato dal MIUR, quindi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e siamo stati selezionati tra 18 progetti e siamo arrivati primi per le istituzioni. È sicuramente una grande sfida. Noi vogliamo portare avanti questo discorso, un discorso di attività, un discorso di economia, una sinergia tra agricoltura e zootecnia. È giusto che in questo caso l'Istituto Zooprofilattico abbia un suo ruolo all'interno del territorio. Questo progetto è il recupero della sostanza di scarto da allevamenti di chiocciole. La bava. La bava, Stefania, la bava, esatto. Noi lo chiamiamo secreto naturalmente, però è la bava. A livello popolare, diciamo, si dice bava. Cosa vogliamo fare di questo progetto? Vogliamo caratterizzare questa materia prima per dare la possibilità di avere una certificazione, di standardizzare a livello quali e quantitativo il secreto e quindi di conoscere, di comprendere tutte quelle che sono le proprietà della bava o del secreto, quindi proprietà chimiche, chimico-fisiche, proprietà biologiche, affinché possiamo intervenire all'interno di ambiti come il parafarmaceutico, il cosmetico, il secreto destinato a dispositivi medici. Tutto questo ha bisogno di studio, sperimentazione e noi ci siamo. Istituto Zooprofilattico, Università di Ferrara, un'azienda agricola che è sempre partner del progetto che si chiama Isolionis
E poi abbiamo un settore ad alta tecnologia, soprattutto nella divisione biomedicale, che è una fondazione, Demo Center, che si occupa di tutto lo studio per quanto riguarda la bioattività del secreto. Stiamo procedendo, ci sta dando grandi soddisfazioni, stanno arrivando i primi risultati e quindi speriamo di arrivare poi alla fine, come dire, ad una certificazione della BAVA. E questo è un modo per stare nel territorio, soprattutto nella nostra terra, perché queste chiocciole sono, questo progetto è destinato a loro, è destinato alle chiocciole sarde. E quindi abbiamo effettuato una selezione di aziende e queste aziende sono 10 aziende che partecipano al progetto perché hanno deciso di partecipare, quindi sono state scelte tra le domande che sono state appunto proposte, sono state scelte le aziende e una di queste è la vostra, è la vostra, la chiocciola a Seminese. È un orgoglio per noi.